Coraggioso, innovativo, rivoluzionario, sono alcuni degli aggettivi che più ricorrono durante le esequie di Monsignor Enzo D'Antonio, nei ricordi dei Vescovi che hanno concelebrato assieme a Tommaso Valentinetti, suo collaboratore dal 1982, oggi arcivescovo di Pescara Penne. Cattedrale grimita di cittadini e fedeli a Lanciano per l'ultimo saluto a Donenzio, come tutti lo chiamavano, da quando nel dopoguerra divenne parroco di Sant'Agostino. Arrivò a Campobasso come vescovo negli anni 70, turbolenti della contestazione, ha ricordato l'attuale pastore, Giancarlo Maria Bregantini. Personalità schietta e sincera, limpida e tenace, ebbe un impatto diretto con la mentalità spesso lenta del Molise. Volle creare una chiesa libera e povera da cui lo scontro con il clero arroccato in visioni preconciliari. Emilio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona, ricorda il suo motto episcopale. Quad non est in actis, non est in mondo e lui, ha sottolineato Monsignor Cipollone, ha rimesso a nuovo l'archivio diocesano, foglio dopo foglio, attento anche nei particolari. Lo era nelle cose come nelle persone. E poi la ristrutturazione della cattedrale della Madonna del Ponte, chiusa per un lungo decennio dopo il terremoto, la creazione dei musei diocesani a Lanciano e Ortona. Viviamo di rendita per i tanti decreti che lui ha fatto in ogni versante, ha detto ancora Cipollone, dal regolamento passato alla formazione dei laici che ancora oggi lavorano nelle comunità parrocchiali. Ed è stato coraggioso per tanti aspetti, ha saputo dare mente e cuore per le tradizioni che si stavano spegnendo, come la squilla, le ha fatto un afflebo di Vangelo, di ecclesialità ed ancora oggi la tradizione della squilla ha importanza considerevole nella vita di tutti noi. Un altro esempio del coraggio di Monsignor D'Antonio è nell'esame scientifico fatto eseguire sulle spoglie di San Tommaso Apostolo. In altre parti, ha detto Cipollone, non osano. Lui invece ha avuto coraggio, ha chiesto aiuto alla scienza e all'Università di Chieti per uno studio che continua tuttora. Infine, per dirla tutta, conclude l'arcivescovo, strappando l'applauso ai fedeli: è più sicuro che San Tommaso sta a Ortona che San Pietro stia a Roma. Le sue spoglie terrene riposano nella terra, nel camposanto di Lanciano, la città che gli ha dato i natali.